Buongiorno, è sempre difficile lasciare un argomento teorico così affascinante come quello che abbiamo sentito dai relatori presenti, ma ogni tanto bisogna mettere anche le mani là dove c'è da sporcarsi e tentare di fare qualche cosa che poi implementa queste direttive. Io tenterò di evitare il super tecnico, però dovete avere un minimo di pazienza, se non si riesce a capire sono pronto a rispondere tranquillamente. Allora, la DOC è una società qui della zona, è situata all'interno del Tecnopark della SGE Group e si occupa di domotica in senso lato da parecchi anni prima che la società si incorporasse e diventasse DOC. È partita da un'esperienza di impiantistica legata al riscaldamento e pertanto non ha sposato deliberatamente quella che era la filosofia della domotica, che è ancora quella che gira oggi per la maggior parte, che era basata sull'idea di avere un bus che circolava per la casa alla quale bisognava appendere interruttori e lampadine e poco più. Questa è una filosofia che circolava 30 anni fa, se andate a vedere dove siamo oggi, più o meno siamo ancora lì. Quindi il consumo energetico non è parte, o non era parte, adesso vedo che qualcuno sta dandosi da fare, ma non era parte fino a poco tempo fa del concetto di domotica. Come è stato sviluppato il sistema ad occhi? Molto semplicemente una serie di schede chiamate Evo che contengono un microprogramma che può essere adattato a fare diverse cose. Abbiamo la possibilità di fare 125 programmi, finora siamo arrivati a una ventina perché anche la fantasia a volte ha dei limiti. Quindi può controllare, che so, 8 luci, sentire le temperature, può controllare una pompa di calore. Abbiamo già mischiato diverse sorgenti di calore standard con biomasse, con pannelli fotoelettrici, fotovoltaici, eccetera. Quindi è un sistema che sostanzialmente ha tanti mattoncini distribuiti per la casa o distribuiti o messi in un punto comune, dipende dalle situazioni. Ciascun mattoncino fa il suo programma indipendentemente da tutti gli altri e lo stato del sistema viene riportato su un touchscreen display che è più o meno carino a seconda dei punti di vista, che è questo. Come ripeto, anche noi abbiamo il concetto di bus, ma non è un bus tipo Connex, ma ne abbiamo uno di quattro o anche una miscela di questi quattro, a seconda delle prestazioni, della velocità di prestazione che ci serve per quel particolare ambiente. I più comuni sono 485, quello che va bene per una singola abitazione. Abbiamo CAN Bus, che è molto affidabile e va bene per prestazioni professionali. E poi là dove dobbiamo trasmettere dati in grande quantità e velocità usiamo il bus Ethernet, che è quello che abbiamo utilizzato per collegare le varie schede all'interno della scuola di Lesa. Nella slide precedente si è visto come può essere realizzato l'impianto, chiamiamolo domotico, ma ancora una volta finalizzato la gestione del calore in una casa, una serie di schede che ognuna delle quali fa un certo programma, una delle quali, guarda caso, è dedicata al controllo della caldaia, dei boiler, dei pannelli solari, chi più ne ha ne metta. Laddove si vuole entrare in un edificio, può essere un edificio civile o un edificio pubblico, si possono replicare tante aree comuni a quella che avevo detto prima e poi prendere attraverso un bus Ethernet le uscite e portarle a uno switch. Da questo switch poi ci si può collegare via internet e fare un monitoring a distanza. Il monitoring a distanza può venire a due livelli, sia a livello centralizzato che a livello personalizzato all'interno della singola area, in modo che l'utente possa sul suo iPhone controllarsi le variabili o vedere lo stato dell'impianto che gli piace. Questa è la premessa tecnica che vi ho fatto per dirvi che il sistema che abbiamo implementato in quel di Lesa non è un sistema domotico tradizionale, se no, secondo me, non si sarebbe potuto fare un buon lavoro e soprattutto a quello che io ritengo un costo veramente irrisorio. Allora, cosa abbiamo fatto per renderci utili all'interno di questo progetto? Prima di tutto abbiamo suddiviso, dopo averle visitate ovviamente, le scuole in ambienti tipo. E gli ambienti tipo in una scuola sono facili, c'è una classe di una certa tipologia, ce n'è magari uno un po' più grande
e poi ci sono gli ambienti grossi, tipo i corridoi, le sale riunioni, cose di questo genere. E poi ci sono degli elementi chiave che sono i locali tecnici, dove noi andremo a leggere temperatura, mandato delle caldaie, calorie, eccetera, eccetera. Quindi il nostro oggettino all'interno della scuola cosa fa? Per ogni aula, quindi in ogni microsistema della scuola in cui noi abbiamo suddiviso la scuola, va a realizzare un circuito chiuso e totalmente indipendente da tutti gli altri. Quindi la scuola non diventa altro che la somma di tante piccole realtà, ognuna delle quali si autogestisce e comunica coerentemente con tutte le altre. Per esempio, qui riporto i numeri della scuola di Lese, ma è un esempio generale che potrebbe andare bene in qualunque scuola. Nel sistema che abbiamo implementato noi ci sono 15 sensori di temperatura, e vi spiegherò fra un attimo perché. Sostanzialmente è già scritto qui, ci sono 9 aule, ne abbiamo uno per aula, 3 corridoi, dove ne abbiamo 3, e ci sono i servizi in ognuno dei quali abbiamo messo il nostro contatore, misuratore di temperatura. Nella scuola, a seconda del tipo di aula o di ambiente, ci sono un certo numero di termosifoni. Quindi nel microsistema aula noi abbiamo un controllore di temperatura che sente la temperatura, la paragona a un set point e va a decidere se deve accendere o spegnere il calorifero che c'è in quella stanza. Stiamo parlando chiaramente per la larga parte di scuole dotate di riscaldamento con calorifi a ghisa, quelli che dicevamo prima che ci sono e bisogna tenerseli, perché quasi tutte le scuole sono sia in Italia ma anche all'estero. Io sono stato in Bulgaria, c'è da mettersi le mani nei capelli per vedere quei sistemi di riscaldamento. Quindi a Lesa, ma in generale, controlliamo la bellezza di 18 termosifoni sulla quale abbiamo montato una specifica valvola a bassa tensione che consente di modulare o meno la mandata al calorifero. Tutto questo viene memorizzato in un programma che registra per ogni aula, quindi per ogni sensore di temperatura, un programma che dà i limiti di funzionamento giorno-notte. E vi farò vedere anche questo. E siccome controllare la temperatura, e l'abbiamo capito tutti anche dalle precedenti discussioni, non serve a nulla se non si controlla il comportamento delle persone, abbiamo inserito anche un sensore di finestra aperta. E vedremo anche che lo controlliamo e ci ha dato dei risultati veramente interessanti. Per le luci nel caso d'occhi sono quasi un concetto semplice. Abbiamo installato un sistema che consente a priori di poter controllare luci standard, e per standard intendo le lampadine, anche se ora non le mettono più, luci al neon standard, luci al neon a basso consumo, e abbiamo fatto un'interfaccia apposta, dedicata, che consente di fare il dimming in alcune aule dove verrà installato a breve delle luci a LED. Questo viene fatto perché alcune aule, specie quelle posizionate nelle aree sud-sud-ovest, durante le ore di lezione probabilmente non hanno bisogno di luci accese, o perlomeno non per tutto il tempo delle lezioni. Infine abbiamo inserito in ogni aula un sensore di presenza. Il sensore di presenza serve a fare spegnere le luci quando i ragazzi se ne vanno da soli, sia che si siano dimenticati di spegnerle, ma sia perché sono usciti per un'attività breve e poi rientrano. Abbiamo messo un time set in questo momento un po' lungo, la scuola ci ha già fatto capire che lo vorrebbe ridurre un po', ma questa è la fase sperimentale in cui stiamo entrando in questo momento. Se pensate allora a questo tipo di schema moltiplicato per 9 aule, corridoi, servizi, eccetera, eccetera, viene fuori un sistema di rilevazione di dati e sensori molto complicato, che noi registriamo sulla memoria locale tramite un PC di quelli ciechi, che è collegato al nostro sistema, e tutti i dati vengono letti in real time e vengono memorizzati su questo PC. Per il momento, una volta al giorno, li mandiamo a uno dei nostri partner. Stiamo implementando, cominceremo adesso, la routine che consentirà a questi dati di essere impacchettati in un modo coerente e spediti al navigatore, che poi li utilizzerà secondo i metodi e le finalità descritte da Alfio Galatà. Questo consente sia di mandare i dati al navigatore,
ma molto più importante serve anche, dato che è un collegamento internet, a farli analizzare da eventuali terzi, oppure a usare il sistema di connessione via internet per controllare la scuola a distanza. Per esempio gli installatori e i manutentori della scuola già hanno nelle loro mani il controllo in questo momento. E due settimane fa è successo un caso molto interessante, che ci hanno telefonato gli amministratori della scuola molto preoccupati perché l'asilo annesso alla scuola non scaldava, e naturalmente qui bisogna vincere un trend di tipo proprio psicologico. Se c'è la domotica, quello che non funziona è la domotica. Quindi il primo a chiamare, brucia la lampadina, è colpa della domotica. Quindi c'è un'operazione grossa da fare a livello di educazione di questi operatori. Morale, attraverso il controllo a distanza dello stato dell'impianto, di tutti i sensori che avevamo, abbiamo determinato che c'era qualche cosa che non funzionava nella mandata dell'acqua. Sono andati a vedere durante il weekend, hanno scoperto una perdita, hanno riempito i tubi e tutto funzionava perfettamente. Di noi non si è mosso nessuno, abbiamo semplicemente guardato alcuni schermi sul computer. Questo porta anche l'idea che implementare questi sistemi consentono livelli di intervento in tempo reale e per cose serie, non per banalità. Il firmware, come dico, l'abbiamo realizzato per due scenari fondamentali. Li ho chiamati programma A e B, non li abbiamo chiamati con nomenclature più tecniche. Sostanzialmente la differenza tra A e B è nulla. Abbiamo modulato gli ingressi e le uscite. Siccome un modulo accetta un numero fisso di ingressi e di uscite, abbiamo fatto lo stesso programma che controlla due aule o un'aula sola in funzione del numero di elementi standard che ci sono. E poi abbiamo fatto dei moduli specifici per andare a leggere i consumi termici. La classe tipo, scusate la grafica qui, è proprio a livello di scuola elementare, è la classe tipo per noi è fatta da un'aula che ha due radiatori o due fonti di calore, due gruppi di luce, in questo caso ci sono sette gruppi ma sono collegati fra di loro in parallelo e controllati da due pulsanti. Abbiamo inserito un controllo sulle finestre, non uno per finestra ma uno per la totalità delle finestre messe in serie per evitare inutili contatti. Esiste un sensore di temperatura ed esiste un sensore di luminosità e di presenza. A volte sono integrati, a volte sono disgiunti in funzione del tipo di sperimentazione che non dovevamo fare. Il bello di tutta questa operazione è che il cablaggio dal modulo agli elementi che abbiamo messo nelle aule si è fatto nel giro per tutto l'impianto di pochi giorni. È stato veramente un'idea che ha consentito di minimizzare l'intervento fatto a posteriori nella scuola, minimizzando le connessioni. Poi, per collegare i vari moduli che funzionano idealmente ognuno per sé, abbiamo preferito utilizzare un sottotetto dove abbiamo fatto girare dei cavi Ethernet e abbiamo collegato il tutto a un router. Quindi l'impianto si è fatto proprio in pochissimo tempo ed ha funzionato alla prima pacca. Questa è una visualizzazione dallo schermo che noi abbiamo qui a Modena di una classe. In questa visualizzazione si vede che ci sono due termostati chiusi, questi sono qui due punti rossi in basso, che la modalità di funzionamento luce su automatico, non entro nel dettaglio ma abbiamo fatto una serie di programmi che mi permette di decidere se lo voglio manuale, automatico sente il sensore di presenza, oppure se ci deve essere anche il dimming della funzione luce. Le due lampadine in questo momento in cui siamo andati a fotografare la situazione erano accese e la temperatura era 19,9 gradi. Quindi noi per ogni aula, per ogni ambiente, in tempo reale siamo capaci di andare sul posto dal nostro computer, facciamo viaggiare gli elettroni che costano poco e ci vediamo cosa sta succedendo. E stiamo acquisendo dati in questo momento, anche se volete un po' fortemente indicativi, perché stiamo imparando a noi e poi dopo con l'interazione col navigator e con il corpo scolastico faremo delle trimerature dei vari set point come abbiamo fatto. Il cronotermostato è a software, anche lui, e ce n'è uno per ogni sensore di temperatura. Quindi non è che vado a controllare la temperatura in un punto e poi da quello diventa la media per tutto. No, ogni aula, ogni corridoio, ogni bagno
ha il suo cronotermostato che viene settato sia per il valore assoluto sia per l'andamento che deve tenere durante tutta la giornata. Abbiamo realizzato inoltre una finestra di allarmi, in questo caso l'allarme è verde, il rosso è lo stato normale, e qui ci sta dicendo che ci sono delle finestre aperte. Questa è una fotografia che abbiamo preso prima che iniziassero le scuole, quando stavamo mettendo in piedi il sistema. Ecco, questa è una cosa carina che penso nessun sistema di domotico al mondo che io conosca implementa. Noi abbiamo utilizzato per il sistema di controllo della temperatura un sistema PID, proporzionale integrato a derivate, che sostanzialmente dice che quando accendo vado a tutta birra attraverso il punto di regime, poi man mano che approccio il punto di regime comincio a regolare in modo fine e quindi tenta di anticipare, di ridurre al minimo l'utilizzo dell'emissione di calore, di energia nei caloriferi. Nella zona violetto vuol dire che ci sono due termosifoni che vanno contemporaneamente, poi uno dei due si spegne e rimane acceso quello verde. Poi dopo un po' di tempo la temperatura scende, si riaccende quello verde, poi si accende anche quello viola perché non ce la faceva arrivare al set point, eccetera. Quindi vedete che abbiamo un sistema che non solo controlla la temperatura, ma che modula l'utilizzo dell'energia anche per andare da una temperatura più bassa a una temperatura più alta. Un sistema tradizionale cosa farebbe? Darebbe calore a tutti e due i termosifoni e con tutte le inerzie che ci sono si va a consumare il doppio dell'energia. Questo era l'esempio carino, vediamo nella prima parte della curva il passaggio notte giorno e poi vediamo che arrivati ai 20 gradi il sistema di riscaldamento si ferma, i caloriferi non scaldano più e la temperatura comincia a salire. Cosa è successo? Sono entrati i bambini nella classe. E abbiamo visto che la presenza dei bambini nella classe, come ovvio, produce calore e quindi adesso noi lasciamo questo come dato sperimentale da fornire sia al corpo scolastico sia al navigator, che dovrà dirmi che cosa volete che faccia, perché in quel momento io rispetto alla temperatura standard di 20 gradi sto buttando via un grado e mezzo. Quindi cosa hanno fatto i bambini perché erano troppo caldo? Ovviamente hanno aperto la finestra due volte nella mattina e lì si vede. Tutti questi dati, ripeto, sono disponibili per tutte le aule, tutti i sistemi, tutto il giorno di tutto l'anno. Questa è la scuola, è la planimetria, ci sono tre aule per direzione, se posso dire, una grossa superficie interna che è un'aula di comunicazione, corridoi e bagni. Questo è l'esempio del touchscreen, si presenta con questa signora in total relax, appena lo si tocca fa vedere la piantina della classe con lo stato delle luci e attraverso l'attivazione del menu si può andare a interrogare uno per uno tutti i sensori di temperatura ed eventualmente programmare o riprogrammare manualmente i cronotermostati. Per ogni aula abbiamo realizzato una scatoletta così, c'è dentro un modulo Evo di quelli che vi ho indicato prima, c'è dentro un modulo di potenza e c'è dentro un alimentatore, quindi poco e niente. Questo è il sensore di temperatura, noi non forniamo questi sensori per cui lo faremo industrializzare da chi lo vorrà fare, per il momento è una volgarissima scatoletta con dentro una PTC. E questi sono gli altri elementi, sensori per le finestre, la valvola termostatica che ci è stata fornita dalla ditta Ivar che collaborerà anche per tutto il programma anche per sistemi più evoluti. E nella casella D vedete il rivelatore di luminosità e barra di presenza ambiente. Quindi questa è la dotazione che va a finire in ogni scuola, in ogni classe. Alla fine abbiamo collegato tutti i moduli attraverso cavo Cat5 a uno switch internet e alla fine il sistema è fatto. Avrei finito.